Ragazzi, clamoroso, apriamo con una notizia clamorosa, ma prima, chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate perché questa notizia ha dell'incredibile. Io non ci credo ancora perché sembrava tutto fatto e poi ha detto di no per passione, per cosa non so, però deve avere un grande cuore. Perché a dire di no a 75 milioni, clamoroso, la sorpresa, Dybala dice no a 75 ai 75 milioni della Arabia in 3 anni e resta alla Roma, ragazzi. Ha detto: ci vediamo domenica. L'argentino sui social dà appuntamento ai tifosi per la prossima partita, ragazzi. Fumata nera sul trasferimento all'Al-Kaiser. E ora vediamo un po' tutto quello che è successo. Clamoroso. Paulo Dybala ha deciso di rifiutare l'offerta araba Toboloke di ieri e ha fatto saltare il passaggio all'Al-Kaiser. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, qua si parlava in 3 anni, e dico in 3 anni, non dico di 10, di 20, di 30, di 40, di 75 milioni in 3 anni. Ditemi se non è passione questa. Cioè, è voluto rimanere alla Roma. Sono stati giorni tremendi di ripensamenti, secondo me, per lui, ragazzi. E a comunicarlo è stato lo stesso argentino in un post su Instagram, ragazzi, che sta facendo impazzire i tifosi. Grazie a Roma, ci vediamo domenica. Sotto i cuori di Oriana Sabatini, Leo Paredes e tanti compagni di squadra, oltre ovviamente di una tifoseria intera. La decisione è stata tutta della gioia che, visto l'affetto dei tifosi, ha fatto saltare il banco in maniera del tutto inaspettata. Ieri, infatti, l'Argentina aveva accettato la proposta da 75 milioni di euro in 3 anni. Dal 24-25... 5... Vabbè, comunque per 3 anni, 24, dal 24 al 27, dal 25 al 27, 5, 6, 27, 28, 5 al 28, 3 anni, e poco dopo aveva comunicato la scelta alla Roma, che si era attivata per ascoltare l'offerta araba dal 2025 al 2028 per 3 anni. Riflessione, ieri notte il primo incontro, oggi altri due in cui non si era arrivati alla fumata bianca, visto il gioco a ribasso dell'Al-Kaiser che offriva 3 milioni più bonus. Decisamente meno dei 18 che si aspettava la Roma, ma anche dei 12 della clausola valida fino al 31 luglio. Nel frattempo Dybala era a Trigoria, dove ha ricevuto gli abbracci e le lacrime di compagni e staff tecnico. Poi fuori ecco l'affetto dei tifosi, che si è moltiplicato sui social e nelle radio, ragazzi. Non dico solo Roma, ma anche tutta l'Italia intera. Un affetto incredibile per Dybala. Dopo qualche ora di riflessione insieme alla famiglia, la decisione è clamorosa: resto a Roma. Anche se rischia di non essere centrale nel gioco giallorosso, il club ha ricevuto la comunicazione qualche minuto fa e ha chiuso la trattativa con l'Al-Kaiser. Da quanto filtra, anche il club aveva detto no ai 3 milioni più bonus offerti dagli arabi. Offerta ritenuta lontana dalle aspettative. Gli obiettivi in entrata da Danso a Riquelme, passando per Coné, restano ora congelati, in attesa forse di altre cessioni, non quella della gioia. Tutta di cuore, ragazzi, Dybala rimane alla Roma. Secondo me è stato anche... secondo me ci ha molto riflettuto. È stata anche una scelta di cuore, ragazzi. Perché andare in un altro posto, dove magari vai solo per soldi, non deve essere stato facile. Dybala ci ha riflettuto e ha scelto insieme alla famiglia che la decisione migliore da fare era rimanere a Roma, ragazzi. La decisione migliore da fare. Sì. Poi vediamo un attimo. Andiamo a vedere il calciomercato di oggi, ragazzi. Allora, Coop Miners vuole solo la Juve. Giunto li aspetta al sì nel finale. Poi pronto un assalto per Gonzales. L'olandese esclude la permanenza a Bergamo. Vuol far valere la promessa avuta dal club la scorsa estate. Se fosse una gara di mezzofondo si sentirebbe la campanella. Anche la trattativa per Teun Coop Miners è all'ultimo giro, ma in questo caso non c'è nessuno ad assistere agli sforzi dei protagonisti. Anche perché Coop Miners l'ha detto, dall'Atalanta vuole solo la Juve. Vuole solo andare alla Juve, ragazzi. Qui Juventus, il direttore tecnico dei bianconeri, giunto a diversi motivi per rassegnarsi. Per quanto possibile, nonostante il fattore aleatorio che pervade ogni giorno di calciomercato. Questa posizione non è esplicitata, ma dimostra di fatti, sin da quando Coop Miners è stato in cima alla lista dei desideri dell'estate, un piano B non è mai stato considerato.
Anche perché Coppa Miners si dà per malato, cosa di fatto di stress, di cosa, perché non si vuole allenare con l'Atalanta, perché vuole solo la Juve, ragazzi, poco ci manca, vuole solo la Juve. Quindi sarà questione di giorni, questione di settimane, ragazzi, scrivetelo nei commenti, non lo so, ma secondo me andrà alla Juve 80. Facciamo una percentuale, ragazzi, 85% andrà alla Juve Coppa Miners. Poi vediamo un po'. Non solo centrocampista considera la Juve come unica meta possibile, figuriamoci. Ma ha anche sempre avuto tra le mani il giolì della promessa incassata ad agosto 2023. Dopo il no al Napoli e il rinnovo di contratto, l'Atalanta gli aveva infatti dato la parola che alla successiva chiamata di una big la Dea non avrebbe ostacolato il salto di carriera di Coppa Miners. Quindi, ragazzi, mi sento di dire che ormai è quasi della Juve Coppa Miners. Qui Atalanta, vediamo un po'. Non è andata proprio così in realtà, perché di frizioni ce ne sono state parecchie. La bolla è scoppiata quando Giampiero Gasperini ha rilevato in un'intervista che Coppa Miners non si era allenato, consegnando un certificato medico come giustificazione. Niente Supercoppa Europea contro il Real Madrid né prima giornata di Serie A, con il secondo certificato per stress che è stato seguito dal terzo. A quel punto l'Atalanta si è irrigidita per la forzatura dell'olandese e per la tardiva offerta della Juve. 60 milioni sul tavolo, ragazzi, 60 milioni di euro. Poi si vedrà. Ora però qualcosa è cambiato. Il terzo certificato sembra il segnale definitivo che una riconciliazione è impossibile. Il club bergamasco ci ha sperato per qualche giorno, ma a questo punto l'inscalfibile presa di posizione per avere uno scivolo verso la cessione. L'Atalanta ha sul tavolo l'offerta che si aspettava, ma non ha fretta di cedere. Ora l'attenzione è sul completamento della rosa, mancano un paio di acquisti. Ma a questo punto l'ok al trasferimento pare l'esito più probabile. 85% Coppa Miners è della Juve, ragazzi. Magari negli ultimi giorni di agosto, ci dice la Gazzetta. Le ali, smaltita l'andata dei playoff di Conference, la Fiorentina tornerà in ascolto di eventuali rialzi juventini per Nico Gonzalez. Ieri sera nel prepartito ne ha parlato il direttore generale Viola Ferrari. Non ci sono le condizioni di base per fare l'operazione e noi non abbiamo necessità di cederlo. Aspettiamo le condizioni giuste. Senza riferimento alle cifre, queste frasi ammicono i 40 milioni di euro fissati da commisso. L'impressione è che un paio di milioni in meno si possa chiudere la partita per Nico Gonzalez alla Juve, ragazzi. Vedremo se Nico Gonzalez dalla Fiorentina andrà alla Juve. Scrivetelo nei commenti secondo voi. Intanto ora vediamo questa seconda giornata di Serie A, ragazzi. Allora, calendario e risultati. Ecco, diciamo prima la classifica e poi diciamo il calendario di questa seconda giornata. Allora, vediamo un po'. Classifica. Vabbè, ragazzi, siamo solo alla prima giornata, però vediamo un po'. Atalanta e Juve sono appaiate a 3 punti, quelle in formissima. Atalanta e Juve. Poi ci sono Verona 3 punti che ha battuto 3-0 il Napoli, ragazzi. Lazio 3 punti che ha battuto 3-1 il Venezia. Poi proviamo Genoa 1, Inter 1, Milan 1, le milanesi si devono rifare, Torino 1, Bologna 1, Fiorentina 1, Parma 1, Udinese 1, Cagliari 1 che ha pareggiato con la Roma, Empoli 1, Monza 1, Roma 1. E poi troviamo a 0 punti Venezia, Como, Napoli e Lecce. Vedremo come finirà, perché anche il Lecce è stato battuto addirittura in casa 0-4 dall'Atalanta, ragazzi, incredibile. Poi vediamo i risultati. Vi ho detto la classifica. Ora vediamo. Abbiamo visto già come i risultati delle milanesi hanno pareggiato. I risultati dell'Atalanta e della Juve sono stati buonissimi alla grande. Primi in classifica Juve-Atalanta. Ora vediamo la seconda giornata di questo weekend, che si inizia con Parma-Milan alle 18:30.
Sabato, poi Udinese-Lazio 17:30, Inter-Lecce 20:45, Monza-Genoa 20:45, ragazzi. Poi troviamo domenica Fiorentina-Venezia 18:30, Torino-Atalanta 18:30, il Napoli in casa col Bologna 20:45 e poi Roma-Empoli 20:45 con Dybala che rimane a Roma. Poi troviamo lunedì Cagliari-Como 18:30, ragazzi. È Verona-Juve 20:45, vedremo se la Juve rimarrà al primo posto con un'altra bella vittoria a Verona. Vedremo, Thiago Motta sta facendo veramente bene. Intanto io vi saluto. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare like e soprattutto commentate questa notiziona di Dybala che rimane alla Roma, incredibile, rifiutando 75 milioni di euro in 3 anni. Ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.